Sì, ormai sono 40 anni che il Venerdì Santo, tutte le sere, tutto il Venerdì Santo c'è la manifestazione della rievocazione del Cristo morto. Tanti figuranti, non soltanto un passaggio religioso, ma anche un momento di comunità. È un binomio tra religione e tradizione. 240 figuranti e oltre rappresentano il corteo itinerante. Nel frattempo, lungo il percorso, vengono inscenate le scene della Via Dolorosa. Quest'anno sono 11 scene lungo il percorso, quindi consigliamo coloro che hanno piacere di venire a Saltara anche di seguire tutto il percorso per rendersi conto di come è tutto il complesso della manifestazione. A che ora inizierà questo evento? Il corteo itinerante comincia a sfilare verso alle 21:30. Tutto si terminerà alle 11, intorno alle 11. Effettivamente è un corteo che 240 figuranti, come dicevo, che prende uno spazio non indifferente, quindi tutte le vie del paese con un percorso ben preciso, e sarà ampiamente occupato da questa sfilata. È un misto di, diciamo, c'è un'atmosfera particolare, le luci soffuse, le luci delle fiaccole, diciamo il silenzio, il misto tra, come dicevo, religiosità e tradizione fanno sì che Saltara è veramente, il Venerdì Santo Saltara è veramente un momento da vedere e anche da ricordare.